In Italia, verso la metà del XIII secolo, nacque un nuovo stile dinamico destinato a diffondersi in tutta l'arte occidentale. L'innovatore fu Nicola Pisano, considerato spesso il fondatore della scultura italiana moderna. Per comprendere bene questo passaggio chiave nella storia dell'arte, ci serviremo del pulpito del Battistero di Pisa, la prima opera importante dell'artista. Un'opera che racchiude molti stili e influenze mescolati e riutilizzati in una nuova chiave. Arte classica greca e romana e architettura gotica francese. Una prima novità è rappresentata dalla struttura. Questo pulpito è una costruzione indipendente e presenta una base esagonale, armonizzandosi con il fonte battesimale ottagonale e il battistero rotondo. 5 dei 6 pannelli raffigurano scene della vita di Cristo, mentre il sesto è aperto per l'accesso alle scale. Le immagini scolpite sono a tema cristiano, ma nello stile richiamano i sarcofagi romani presenti proprio vicino alla cattedrale di Pisa. Le figure indossano tuniche in stile romano e le acconciature e i lineamenti sono classici. Le posture, aggraziate e realistiche, suggeriscono movimento ed eleganza. Scolpito interamente nel marmo, il pulpito è sorretto da una colonna centrale e circondato da 6 colonne. 3 sono sostenute da leoni con la loro preda, simboleggiando il trionfo del cristianesimo sul paganesimo, mentre quella centrale ha alla base uomini e animali. I capitelli semicorinzi sostengono gli archi gotici e coronano le colonne. Sono scolpiti in stile romano, classico, e decorati con foglie di acanto prese dalla tradizione greca. Il pulpito del Battistero di Pisa è un'opera rivoluzionaria che non si limita a imitare la tradizione classica, ma incorpora e reinterpreta i temi e i motivi classici nell'arte religiosa cristiana. Un passaggio graduale che ci fa capire come in arte non ci siano mai cambiamenti repentini e totali, ma evoluzioni graduali in cui spesso il passato viene reinterpretato per costruire la modernità e il futuro. Il pulpito è considerato un importante predecessore del Rinascimento italiano. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!